Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a fare la convettura di fichi. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 800 g di fichi già sbucciati, poi vi faccio vedere come fare. La scorza di mezzo limone, il succo di un limone, 250 g di zucchero semolato. Io mi sono portata naturalmente avanti con il lavoro, adesso vi mostrerò due o tre per farvi vedere come sbucciare i fichi. Quindi dobbiamo prendere intanto i fichi maturi e dopodiché con il coltello dobbiamo andare a togliere la pellicina in questo modo e poi tagliare la parte sottostante. Dopo averli sbucciati tutti, vado a trasferire i fichi all'interno di un pentolino, di una pentola, comunque in base ai grammi di fichi che state utilizzando. Io sto facendo un video dimostrativo, voi potete aumentare naturalmente le dosi. Bene, adesso vado ad aggiungere la scorza di mezzo limone. E il succo del limone intero. Porto sul fuoco e lascio cuocere a fiamma bassa per 30-35 minuti. Sono trascorsi 35 minuti e arrivati a questo punto con un frullatore ad immersione andiamo a frullare tutto rendendolo vellutato. Vado ad aggiungere lo zucchero, mescolo e continuo la cottura per altri 20 minuti circa, sempre a fiamma bassa. Sono trascorsi 20 minuti, la convettura di fichi è pronta, adesso li vado ad inserire all'interno dei barattoli. All'interno del barattolo ho messo un imbuto, mi raccomando i barattoli devono essere sterilizzati e adesso con un mestolo vado a riempire. Chiudiamo subito, così andrà a fare il sottovuoto. Vedete? E continuo fino al termine. E la mia convettura di fichi è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta.
E anche questa volta mio padre farà la prova assaggio. Forza papà, com'è questa convettura di fichi? È dolcissima, ancora è calda, ma è buonissima. Mondialissima. Se la volete meno dolce, basta diminuire la dose dello zucchero. Buona? Buonissima. Saluta. Ciao ciao a tutte. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra, potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta.